benvenuti a TG Sa di venerdì 16 settembre. Le province di Salerno e Campobasso a sostegno delle donne sfruttate. L'ente provinciale ha invitato la società presieduta da Rosario De Matteis a cofinanziare e sostenere tali iniziative, che mirano all'integrazione sociale e all'inserimento lavorativo delle vittime dello sfruttamento. Maggiore salernitano muore in Afghanistan. Matteo De Marco oggi è deceduto nel proprio alloggio a seguito di un malore, a diffondere la notizia lo Stato Maggiore della Difesa. Oggi al via la festa regionale del PDL, a Scafati attesi Caldoro e Cosentino. Uno dei momenti clou della festa alle 18 di sabato, quando ci sarà l'intervento del Presidente della Regione Campania. Domenica, per la chiusura dell'evento, è previsto l'arrivo del coordinatore regionale del PDL. Estorce denaro ad una prostituta, in manette trentenne romeno. La donna, dopo l'ennesima richiesta di denaro, avanzata dalle minacce di morte, si è decisa a denunciare l'accaduto ai carabinieri, informandoli che il suo cugino le aveva dato un appuntamento nella tarda nottata nei pressi del bivio di Santa Lucia. Domenica la presentazione del Premio Nazionale per la Sicurezza Stradale di Cristian Campanelli. L'appuntamento per la stampa è alle 18 all'auditorium del Teatro Comunale di Sant'Arsenio. L'evento in programma invece per il 30 settembre. Da oggi a Vieti la conferenza europea interpreti di lingue e segni. L'evento si svolge per la prima volta in Italia e durerà fino a lunedì. L'incontro vedrà la presenza di interpreti di lingue e segni e ricercatori da 25 paesi europei e dagli Stati Uniti. Confesercenti Salerno denuncia la vendita illegale di libri di testo. Sono giunte segnalazioni che lamentano la vendita di libri usati ed in alcuni casi privi del talloncino di vendita da parte di soggetti sicuramente privi di qualunque autorizzazione. Inoltre, in alcuni istituti della nostra città, i docenti vendono direttamente ai genitori i libri di testi a prezzo pieno. A dichiararlo è Angelo Marinari, presidente di Confesercenti Salerno. Cava, città unita, in campo per la firma pro referendum. Insieme ai messaggi lanciati dai vertici alti della classe politica cavese, anche l'avvocato Alfonso Senatore si aggiunge a loro e invita i cittadini cavesi a recarsi presso gli uffici elettorali preposti o il gazebo presente in piazza. ITC Store, prima della finale, tributo ad Anisenkova. Ritireremo la maglia numero 17 perché è giusto che nessuno, dopo Natalia, la indossi. Per noi sarà sempre un punto di riferimento e mi auguro anche un esempio per le tante giovani di questo club. Così il DS Lino Loria. Salerno Calcio, ufficiale l'ingaggio di Montervino. Il centrocampista torna alla Rechi mettendosi a disposizione del mister Perrone. Jets, al Marte riparte effetto notte. Stasera alle 21.30 si darà il via alla stagione autunnale della rassegna musicale nella città metelliana. Per approfondimenti ed altre notizie consulta le relative sezioni su www.targatosa.it.